Nuova puntata del mio acquisto di cucina di Ikea da incubo. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Cristina e come sempre sono la regina delle premesse, quindi anche oggi ce ne saranno parecchie. La prima è che mi dispiace di sembrare ammantata dalla luce divina, non lo sono, sono semplicemente in camera e in questa camera c'è molta luce. Dietro di me c'è un po' di caos, lo vedete o non lo vedete a causa della luce, ma un po' di pazienza perché purtroppo è così. Seconda cosa, io sono così in tenuta da casa, ho avuto la decenza di farmi le sopracciglia, se no sarei stata senza anche quelle, ma sapete che a me non importa nulla di queste cose. Io sono una persona che guarda la sostanza e non l'apparenza, quindi se qualcuno non gradisce la visione di questa persona perché, non so, grassofobica, perché, non so, cultrice dell'esteta, boh, un'esteta, cambi canale, via. Prossimo video, ce ne sono milioni su YouTube e aria. Dunque, allora, so che questa secondo me è la frase più detta dagli YouTuber nel mondo, forse. Cioè, non sapevo se fare questo video o no. Cioè, credo che almeno tutti l'abbiamo detto una volta, io l'ho detto più volte e lo ripeto anche oggi, perché effettivamente io non sapevo se fare questo video, perché nel senso, per raccontarvi e spiegarvi quello che è accaduto, io e per farvi capire veramente il mood, no? E la situazione, io devo caricare e coadiuvare questo video di dei video che ho girato venerdì 7 aprile, perché si trattava del venerdì precedente alla Pasqua, ma lo capirete comunque dalle immagini anche, perché io lo dico. Allora, cosa è successo? Allora, io se non avete visto gli ultimi video, io mi sono dimenticata, credo, di creare la playlist, ma ora la creerò e ve la metterò qui. Guardateli se non ne avete voglia, fatevi al tram, perché ovviamente non posso ripetere tutto da capo, però sostanzialmente io la scorsa volta mi sono, cioè, così, siamo rimasti alla mia visita da Ikea, in cui ho ricevuto delle risposte alquanto insoddisfacenti e ridicole. Mi sono dimenticata tra l'altro di dirvi un particolare che secondo me rende molto bene la filosofia con cui Ikea evidentemente addestra i suoi dipendenti, facenti parte comunque del servizio clienti. Una persona che vede la mia pratica, che è aperta da un anno praticamente, ormai fra un mese sarà un anno che la mia pratica è aperta e continua a rimpinguarsi di nuovi elementi, direi che ovviamente non ha il potere di risolvere la questione, ma quantomeno il potere di risultare leggermente empatica. Scusate, mi sono data un po' di burocacao perché mi sentivo le labbra secche, anche perché vi stavo dicendo, io non sono una persona particolarmente maleducata o comunque aggressiva. Certo è che in una situazione come questa basta una parola detta male e mi salta la mosca al naso. E quando vi ho detto che io avevo iniziato a diciamo così, alterarmi con la signorina che era evidentemente di un paese nordico, beata lei, vorrei starci io, ora però sta qui. Perché insomma l'accento era di quelle parti e poi anche il nome che aveva scritto qui insomma era chiaramente di origini nordiche, ma avevo detto che avevo perso la pazienza perché questa signorina era piuttosto saccente, no? Cioè secondo lei era tutto normale che io per la terza volta cambiassi il piano, che il piano non esistesse più, che il lavandino non fosse più disponibile, cioè secondo lei era tutto normale. Una cucina pagata non so quanti soldi, secondo lei era normalissimo. Questa signorina a un certo punto dice una cosa che io ho dovuto chiederle di ripetermi perché non credevo a quello che stavo sentendo. Dopo che comunque ha letto la nostra pratica e ci ha annunciato che il piano non era più disponibile, mi ha detto che nonostante il piano, cioè il giorno prima nel pomeriggio stavano per consegnarmelo, ma se ne sono andati, se avete visto la puntata precedente, insomma, perché praticamente non avevano tempo, secondo loro il lavoro era troppo complicato da svolgere e se ne sono andati. Quindi insomma i piani li avevano e non si capiva perché non potessero usare quelli. Comunque, morale della favola, si volta verso di me e insomma mi dice: ma signora, mi scusi, ma si è mai chiesta se per caso questo problema di sollevamento non è perché lei non asciuga il piano con una pezzetta quando mette le cose in lavastoviglie?
Io mi sono girata verso questa persona e lì ho perso la pazienza perché gli ho detto: scusi, può ripetere quello che ha detto? Perché credo di aver capito male. Lei lo ha ripetuto. Io l'ho detto, ma lei mi sta veramente dicendo che la colpa è mia perché ogni volta che io metto un bicchiere, e raga, cioè non è che io prendo un bicchiere pieno, lo ribalto sul piano e poi lo metto in lavatrice, scusate, in lavastoviglie, o forse ho detto lavatrice anche prima. Semplicemente lo prendo, lo vuoto, gocciola sicuramente, ma faccio il passaggio. Una volta finito tutto questo, io asciugo. E me ne vado, cioè quello che fanno tutti, credo, le persone normali che fanno questa cosa, al che io ho iniziato a dire no, senta, veramente, cioè non si può sentire tutto questo, e poi insomma è andata come è andata. Appuntamento ridato per appunto venerdì 7 aprile, il giorno prima di Pasqua, e quello che è successo è stato agghiacciante da tutti i punti di vista, perché io, vabbè, qualcuno ha visto le mie storie su Instagram mentre dalle scale riprendevo mio marito che chiamava il servizio clienti che ha. Perché si presentano intorno alle 11, 11 e un quarto, questi due uomini dell'est, anche in questo caso penso fossero dell'est Europa a sentire dalla voce, ma sono quasi tutti dell'est Europa, quelli che montano i mobili IKEA, non lo so perché, e entrano in casa mia con in mano una cartelletta, non, cioè, si capisce subito che non hanno intenzione di fare un bel niente, si capisce immediatamente. Ci sono un po' di cambi di luce come sempre, perché la luce è quella naturale oggi, ecco perché non uso mai la luce naturale. E quindi mi stavo appunto dicendo che sono arrivati questi sono montatori IKEA, e chiaramente l'intento non era quello di fare niente, perché sono scesi dal camioncino senza nemmeno aprire le porte del camioncino e comunque cominciare magari a tirare giù le cose. Sono entrati, andati in cucina e hanno subito detto: ah no, 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 stessa cosa dell'altro. No, 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 io qua non faccio niente, io qua non faccio niente, io qui, io ho altri clienti dopo, mi hanno dato solo un'ora di tempo per fare questa cosa, io non devo tirare giù i pensieri, devo tirare giù questo, devo tirare giù quello. No, 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 no,
l'altra volta. Il tizio, quello che parla, e si vede anche nel video un po' che mi aggredisce verbalmente, cioè non mi aggredisce, mi risponde in modo secco. Quando io dico sceneggiata, lui si offende e dice: ma non è sceneggiata di niente, va bene? Perché a noi Ikea non ci informa, non ci dice niente di quello che dobbiamo fare. Mi ha dato un'ora di tempo per fare questo lavoro scrivendomi che dovevo solo cambiare una lavastoviglie e un piano, quello doveva fare infatti, però non mi aveva detto che dovevo smontare questo, quello e quell'altro. Allora io lì dopo gli dico: guarda, io non, cioè, hai capito male, forse comunque non lo so se anche il fatto di essere di due lingue diverse, non lo so, di due paesi diversi, probabilmente mi ha fraintesa, però io, cioè, inizialmente a quel punto io ho perso la pazienza, perché io vedevo che loro continuavano, mi hanno chiesto che problema c'era nella mia cucina. Io ho iniziato a spiegarglielo, poi vedevo che andavano dove c'era il piano cottura, dove c'era la congiunzione tra i due piani e anche uno dei due che e anche un altro di questi si stava alzando. Infatti mi dovevano cambiare tutto a me il piano, e hanno cominciato a dire: no, perché vedi, questo non andava. E allora gli ho detto: sentite, io non ho tempo da perdere, io ho già perso pomeriggi interi e soldi, benzina, tempo, nervoso, rabbia e dolore, facendo comunque avanti e indietro da Ikea e telefonando al numero verde. Io ho già la pratica aperta, devono cambiarmi i pezzi, punto. Ce li avete nel furgoncino, cioè non è che siete voi a dover dire cosa. Peccato che in quel momento non stessi registrando, però gli ho detto: non siete voi a dover decidere se mi devono cambiare o no, voi dovete montare e basta. Ma non abbiamo tempo, ma la lavastoviglie che cos'ha? Allora gli ho detto: è una lavastoviglie comunque Ikea, cioè una lavastoviglie che abbiamo di Ikea, che comunque è della Bosch, e Ikea non ha montato il kit originale Bosch, ma ha montato un kit Ikea. In questo caso, quando la lavatrice si apre, fa questo rumore, per cui si è sollevato il pannello dei comandi. A un certo punto mi fa: ma noi non possiamo cambiare una lavastoviglie? Dico lavatrice, cioè niente, ce l'ho con la lavatrice. Comunque, non possiamo cambiare una lavastoviglie, non Ikea. Mi fa: io la lavastoviglie ce l'ho nel camion. Fa: però non te la posso cambiare, perché se questa non è Ikea, io non posso cambiartela con una Ikea.
Io lo guardo, a quel punto vado di là, prendo il mio mappazzone ormai, lo sbatto sul tavolo e dico: oh, ma dove cavolo venite voi? Cioè, ma stiamo scherzando, vero? Cioè, se tu hai un. Ma poi anche lì, cioè, prendono delle ditte esterne e ok, tutti i problemi che possono avere, io sono solidale assolutamente, tantissimo. Ma tu che fai il montatore di mobili, ti vuoi fare i cazzacci tuoi se IKEA mi dice che mi deve cambiare una lavastoviglie? Se tu ce l'hai nel camioncino è perché IKEA ti ha detto di cambiarla. Muto e cambiala. Cioè non che vieni a interferire tu con la mia pratica con IKEA. Cioè a livelli massimi a quel punto io sono scoppiata. Adesso io vi faccio vedere un po' un pezzo di quel video e vi mostro che io comunque praticamente in questo video io non vorrei, non volevo pubblicarlo. Loro non si vedono ma si sentono le voci e quindi insomma non si può risalire assolutamente a chi sono. Quindi vi prego di non scrivere i soliti commenti. Basta. Attenta perché ti denuncio, perché la denuncia la prendono loro e non io, loro poi anche IKEA, perché queste sono solo prove che io ho dell'incompetenza sia di IKEA che dei montatori che assume, delle ditte che montano, perché a un certo punto io vi faccio vedere come ho ridotto la cucina, io mi metto a piangere, non vorrei, veramente non avrei voluto, perché questo video è un po', cioè non lo so, mi triggera quando lo sento, non so come dire, mi fa un po' rabbrividire perché cioè, io non sono abituata a piangere così facilmente, ma non sono nemmeno abituata a piangere davanti a estranei. Mi sento umiliata a mostrare, a essermi mostrata così e mostrare a voi questa cosa. Però io voglio che si capisca che il livello a cui possono portare delle persone l'incompetenza, l'ignoranza e la poca voglia di fare di IKEA e di chi assume per lavorare. Sì, perché ci sono i pensili, quelli che vanno sopra il piano di lavoro, che bisogna staccare tutti i pensili per fare questo lavoro qua. Perché ho altri clienti dopo. Ma ci posso parlare io con sta persona? Scusami. Ah, io sto parlando con l'ufficio, signora mio, che è un Ho altro. capito, ma io è la decima telefonata che faccio. Abbia pazienza un secondo. Pazienza, sono 6 mesi che ho pazienza. Lo so, però non c'ho altri, no? C'ho altri, eh? Domani è Pasqua, io ho delle persone a pranzo. Cioè, guardate come cazzo mi state lasciando. Cioè, questa roba da denuncia. Giuro, roba da denuncia. Cioè, guardate come cazzo mi state lasciando una cucina. Dopodomani è Pasqua e la roba ce l'avete Non è colpa nostra, signora. Ho capito, ma Questo io con chi non è cazzo me la colpa devo nostra. prendere? Che sono andata 27 volte a Parma e ho fatto 27 chiamate. Con chi me la devo prendere? Cioè, dopodomani è Pasqua, io ho delle persone a pranzo, a Pasqua e a Pasquetta e ho chiamato un tecnico, cioè a me non mi viene mica domani, è sabato a rimontare la roba, nessuno, cioè io devo disdire il pranzo di Pasqua e di Pasquetta con tutta la mia famiglia, cioè vi rendete conto, ma si rendono conto quelli di IKEA di quello che fa? E gli altri che sono venuti la volta scorsa come voi, non è colpa vostra, cioè non mi fa intendere, hanno fatto la stessa, quando ho detto scena, non perché state facendo finta, ma hanno fatto la stessa... La stessa cosa, non erano stati avvisati e quindi loro non sapevano, qui ci vuole troppo tempo, dobbiamo smontarci. Cioè io sono 3 settimane che sono messa così. 3 settimane! Cioè, oh, ma questa qui è roba da denunciare, questa è denuncia, io sto registrando tutto, adesso vado dall'associazione di consumatori, ovviamente voi due non siete stati ripresi, non c'entrate nulla perché state facendo il vostro lavoro, ma IKEA mi deve pagare tutti i cazzo di danni adesso, anche quelli morali. Quello che rimane Cioè, quindi voi cominciate, poi se non riuscite a finire rimane. mi Vabbè, in mollate 5 così. ore, casomai, gliel'hanno montata in 8 ore, in 5 ore riusciremo Cioè, io a farlo. Si spera. sono veramente scioccata. Non è scioccata, io devo tornare a casa, io abito a No, Ferrara. ma no, non sono mica scioccata da voi due, eh. Anzi, ti ho già chiesto scusa perché mi Non dispiace mi deve se... essere, io mettilo sul divano che siamo prendo la sicuri che non buona si fa niente. volontà nel farlo perché a me No, mi hanno no, ma detto io... torno ogni Cioè, altro a me giorno. mi dispiace, capito? Ma sono loro che non hanno, cioè, voglio dire, ci sono delle priorità per alcuni clienti che ti hanno comprato una cucina ed è la terza volta che gli devi Lo cambiare una sai qual è cosa. il problema? Anche tu che hai già pagato la cucina, perché se pagavi la consegna era meglio. Vabbè, ma non, cosa c'entra la consegna? Io il problema l'ho avuto dopo 3 mesi.
Cioè, dopo 3 mesi ho cominciato a sollevarmi sul piano, poi mi si è sollevato la seconda volta e questa è la terza. Pensa che sabato scorso sono andata persino a Parma, perché ho detto magari ci parlo a quattro occhi. Cioè, sì sì, no, non si preoccupi, adesso appuntamento confermato per venerdì, cambiamo tutto. Cioè, io capisco le ore che ci vogliono, però come l'hanno montata... Non ho tempo di stare qua fino alle 6 di pomeriggio. Anche perché ce l'hanno data come un'ora di lavoro, ma io vengo da Bologna. Sì, sì, io capisco. Cioè, non è neanche il nostro negozio. Sì, sì, ma io adesso denuncio tutti, tutti. Mi sta staccarmi roba, cioè si è messo a staccarmi roba, mi ha staccato il piano, guardate qua, mi ha staccato il piano, mi ha iniziato a staccare i profili e mo crede di andarsene, perché dice che ha solo un'ora di tempo. Mi dice che la lavastoviglie non è Ikea, cioè non ho potuto registrare quel pezzo, ma mi dice che la lavastoviglie non è Ikea. Ma che cazzo dici che non è Ikea? Cioè, stiamo scherzando, vero? Cioè, certo che è Bosch per Ikea. Cioè, poi vengono qui, guardano i pezzi e giudicano loro, e questo non è da cambiare, questo, cioè, non sono loro a dover giudicare quello che io devo cambiare o no. Cioè, io sono sconvolta, giuro, io in questo momento ho una crisi di nervi. Questo è il servizio clienti Ikea, terza volta che mi saltano un appuntamento, e anche oggi stanno facendo altrettanto. Niente, avete visto gli spezzoni di video che vi ho mostrato, in pratica c'è uno spezzone in cui io praticamente vi faccio vedere come ho ridotto la casa ormai da 2 settimane, che comunque venerdì prima di Pasqua, io a Pasqua avevo persone, è la mia famiglia certo, ma erano le mie persone, che lui chiama questo numero e comunque questo numero era il numero della sua ditta, perché sono ditte esterne, ve lo ripeto, e la ditta, dopo aver visto che era la terza volta che mi tiravano il bidone, gli ha ordinato di rimanere. Ma non è finita qua, perché poi... come vedete mi risponde anche male in un paio di occasioni, cioè proprio è scortese nei miei confronti, ma non solo. A un certo punto mi dice che ha parlato con la sua azienda, appunto, e io comunque in quel momento mi faccio prendere dal panico, mi agito tantissimo, come vedete inizio a registrare, non ho registrato prima quando c'è stato, vi dicevo, quello che vi ho raccontato, ero impegnata, no, a spiegare, poi a un certo punto ho fatto tipo così, ma io cosa sto spiegando a questi qui? Insomma, morale della favola, io faccio questo video che avete visto e lo mando a mio marito che ha lavoro, lo chiamo, gli dico io non ce la faccio più, lui mi aveva già avvisato che comunque stava per tornare a casa, perché era il venerdì di Pasqua, comunque precedente a Pasqua, venerdì santo, e mio marito aveva avuto dal suo titolare, insomma, il permesso di rimanere a casa al pomeriggio, avevano lasciato, insomma, tutti i ragazzi a casa, e infatti dovevamo andare a fare la spesa, dovevamo fare un sacco di cose che non abbiamo fatto, infatti, e lui, insomma, quando mi sente piangere dice: vabbè, io sto arrivando, esce 10 minuti prima pure. Nel frattempo questo signore telefona, come avete visto dalle immagini, alla ditta sua, e questo signore, come vedete, io gli chiedo scusa più volte, perché comunque lì per lì ero arrabbiata, e a un certo punto mi dico che forse non era colpa loro, no? Era Ikea che aveva le colpe di non istruire adeguatamente le ditte che paga le ditte di montaggio, insomma, nelle tempistiche e nelle cose che devono fare. Ho poi cambiato idea, quindi quelle scuse, se adesso tornassi indietro, se le potrebbero infilare dove dico io, perché comunque ho capito che loro in realtà non è così che funziona, loro vengono pagati a lavoro, e se dopo di me avevano 2 lavori più corti e avrebbero fatto in tempo a farne 2 prima che finisse il loro orario di lavoro, preferivano fare loro piuttosto che me, perché il mio lavoro mi avrebbe portato via più tempo e quindi gli avrebbe impedito di fare uno dei 2 lavori, cioè, non so se mi sono spiegata, erano comunque cose che strategiche per guadagnare di più, ed è chiaro perché poi mi hanno mentito spudoratamente, perché vi dicevo che chiamando appunto la ditta per la quale lavorano e spiegandogli la mia situazione, loro hanno comunicato a loro il numero pratica, e la persona che gli ha risposto, quella che io chiedo mi puoi passare, ma credevo che fosse Ikea, invece era appunto questa ditta, gli spiega che io era la terza volta che aspettavo e che loro dovevano montare. A quel punto loro mi dicono che sarebbero rimasti
a montare solo fino alle 5 e poi se ne sarebbero andati, lasciando la cucina com'era era, cioè senza magari piano cottura, va bene, rimani così, senza lavandino, a noi non ce ne frega, rimani così. Io a quel punto mi sono fatta prendere dal panico, ma non finisce qui, perché poi ci viene comunque una lite abbastanza pesante in casa quando arriva mio marito. Io credevo che venissero alle mani, devo essere sincera, cosa che ovviamente non mi auspico, non mi auspicavo, non mi auspico e non mi auspicherò mai, nel senso che non è una cosa che, cioè, secondo me non risolve nulla in nessun caso. Però effettivamente mio marito è entrato con gli occhi venati di rosso, perché lui quando mi sente piangere perde la testa, ha sempre fatto così, non è la prima volta, e è entrato, è venuto verso di me che ero sul divano, veramente secondo me sembrava un uccellino, perché ero tipo sconvolta con le lacrime e tutto. Viene verso di me e dice: ma quindi com'è la situazione? La situazione è che loro adesso hanno chiamato e cominciano il lavoro, l'hanno cominciato, però non lo, cioè, quello che riescono a fare entro le 5 lo fanno, ormai era arrivato mezzogiorno praticamente, quello che non riescono a fare non lo fanno. E mio marito fa, ecco, ha risposto una cosa del tipo, col cazzo cara Ikea, no? Che ci lasci così. Ma ci lasciano così? E io, sì, ci lascia così, che col cazzo che ci lascia così. Il tizio che era fuori dalla porta entra e gli fa: oh, e gli fa questo gesto. Mio marito perde totalmente il controllo, quasi totalmente, non si avvicinano, però gli si gira e gli fa: oh, ma tu che vuoi? Guarda che sei in casa mia, tu sei qua per lavorare per me in casa mia, abbassa la cresta perché io sto parlando con mia moglie. Sì, ma tu non puoi dire, non puoi dire che col cazzo che stanno qui, che vanno via, perché io ho anche io una famiglia. Lui gli fa: guarda che non sto parlando di te, io sto parlando di Ikea, se sa che il lavoro deve durare 5 ore, non ho capito perché vi fa venire a un orario che, cioè, che vi dà solo un'ora. Quindi cosa succede? Loro cominciano a lavorare, mio marito inizia a telefonare al servizio clienti urlando come un pazzo, dicendogli che se loro se ne fossero andati noi avremmo chiamato i carabinieri, avremmo fatto una denuncia, proprio di quelle denunce, avremmo interpellato il nostro avvocato e in più un'associazione di consumatori con cui siamo già in contatto. Quello di che era piuttosto sereno nel dire che comunque sicuramente avrebbero finito, e in effetti alle 2:30 loro avevano finito, avevano montato tutto, smontato e rimontato tutto. Questo per dirvi che loro hanno detto una cazzata. Loro quando sono entrati all'inizio, quando io gli ho detto, loro mi sembrava che avessero già intenzione di, avevo ragione, perché loro avevano già fatto i conti che il mio lavoro il venerdì non doveva essere eseguito, per cui hanno ben pensato di fare i furbi e venire e dirmi: no, c'è troppo lavoro da fare, ci vogliono, non so, anche perché io dentro di me dicevo: scusa, a me l'hanno montata in 8 ore la cucina, tutta, cioè, per fare questa cosa qua, cioè, vuoi che non riescano in 4 ore? Cioè, voglio dire, c'è da staccare i piani, io gli avevo già vuotato tutto, c'era da staccare i piani, cioè, erano in 2, non era questo lavoro così esagerato da fare, e infatti in 2 ore e mezzo hanno fatto tutto. Questo per dirvi che Ikea, sinceramente, come servizio clienti attualmente fa schifo. È un servizio clienti che ritiro immediatamente, scusate, tutto quello che ho detto di buono di Ikea come servizio clienti in qualche puntata fa, perché non è così, ma ancora più schifo fanno le ditte che assumono, perché sì, è vero che Ikea sicuramente gli dà un... Poi anche lì vorrei vedere se è vero che Ikea gli ha dato un'ora di tempo, perché al telefono con mio marito il tizio del servizio clienti che ha detto che non è vero. Quindi sono queste ditte che si comportano in maniera anarchica proprio, e per guadagnare di più e fare più lavori in una giornata, mi hanno spiegato questo delle persone che ci sono dentro, fanno questi giochetti lasciandoti comunque anche magari in un weekend come quello di Pasqua, dove tu hai invitato della gente, cioè pensate, io sta gente, ok, è vero che è la mia famiglia, cioè non sono degli estranei, ma metti che io avessi invitato anche delle persone che non fanno parte della mia famiglia, cioè che non sono proprio mie intime, hanno magari non hanno preso impegni per Pasqua e gli dicono: a Pasqua non si può più fare a casa mia, sta gente rimane per strada praticamente, cioè io non veramente. Comunque per il momento io ho la cucina montata, è tutto a posto, quindi vi farò un room tour la prossima settimana se tutto va bene. Ho avuto un problema con l'altra fotocamerina e devo cercare di sistemare alcune cose, ma vi farò un room tour la prossima settimana.
E quindi niente, io vi invito a vedere Room Tour. Io non so come andrà a finire anche questo piano. Io sapete qual è la mia strategia. Comunque, io spero, incrocio le dita, che vada tutto benissimo. Ma se dovesse ancora succedere, allora poi io ripeto, sono già in contatto con chi di dovere, che ha comunque già aperto una segnalazione da parte, cioè una segnalazione interna per me, e sono pronti a intervenire qualora IKEA si rifiutasse di cambiarmi il piano con un altro a sue spese, perché comunque adesso abbiamo un pochino esagerato. Niente, il video è venuto molto lungo, quindi scusatemi, ma adesso io lo edito e cerco di montarlo subito e metterlo già per stasera. Vi saluto, vi ringrazio, spero che questa sia l'ultima puntata della mia cucina da incubo e non ce ne saranno altre fra qualche mese, ma chi lo sa. Vi saluto come sempre. Vi mando un enorme bacione. Ciao, grazie.